24 dicembre, l'appuntamento tradizionale della città dei balocchi con l'arrivo di Babbo Natale, che quest'anno vede tantissimi bambini in fila. Ha sorpreso anche noi, perché abbiamo una fila che parte da Sociale e costeggia proprio tutto il perimetro del Duomo per arrivare fino a Piazza Grimoldi. Quindi siamo felici, speriamo di avere veramente tutti i doni necessari per soddisfare tutti i bambini. Quindi la kermesse natalizia cresce di anno in anno, perché sì, quest'anno è veramente un delirio, si può dire. Abbiamo sicuramente superato ogni record storico, ormai lo ripeto dalle prime due settimane, però vedi, questo è quello che volevamo. In fondo a noi non interessano quelle piccole polemiche, ci sono qualcosa quando fai un evento così importante che non va, c'è, quindi non stiamo a guardare i dettagli, l'importante è che adesso la gente sia contenta. Ecco, poi il prossimo appuntamento grosso, se possiamo definirlo così, sarà quello dell'arrivo della Befana. Ah, Befana sì, ci aspettiamo tantissima gente, ancora più di oggi, perché è la festa che chiude comunque tutta la kermesse, e quindi ci aspettiamo l'anno scorso, se dobbiamo fare un parametro erano quasi 30.000, quindi ci sarà da lavorare, però è lavorare veramente con tanto entusiasmo, è un gruppo affiatatissimo che sta veramente preparandosi anche per l'Epifania. Ecco, oltre 2.000 doni che verranno distribuiti oggi, ma così a occhio e croce uno si chiede anche se basteranno. Lo so, noi ne abbiamo preparati 2.000, abbiamo una riserva di altri 500, speriamo di essere proprio nel numero preciso. Se no lo dica, li metterà di tasca sua. Se no gli faremo una sorpresa, non lo so, vediamo, cerchiamo comunque. Ecco, chi bisogna ringraziare per tutto questo, ovviamente oltre al vostro impegno? Beh, devo ringraziare tanto chi ha trasportato i doni, e la UBV Group e anche la Bianchi Group che hanno praticamente portato i doni. E poi devo ringraziare la Chico Assana per i regali, ma anche la Bennett, il gruppo Bennett, che ci ha dato veramente tanti doni.